Siamo nell'impianto di riciclo delle cortine, snodo strategico del sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti della provincia di Siena. Qui, in un'ottica di economia circolare, arrivano i rifiuti della raccolta differenziata e i rifiuti urbani indifferenziati del territorio provinciale. Andiamo ora a scoprire come tutti questi rifiuti vengono trattati per poi essere avviati a riciclo o a recupero. Il nostro viaggio inizia dalla pesa, dove arrivano i camion, vengono pesati e dopo una verifica dei documenti di trasporto vengono avviati alle rispettive aree di scarico, divise per tipologia di rifiuto. I rifiuti indifferenziati vengono scaricati nelle apposite fosse di stoccaggio. Una benna meccanica preleva i rifiuti per alimentare un trituratore che rompe i sacchi triturandoli in modo grossolano. Usciti dal trituratore, i rifiuti passano attraverso un vaglio meccanico che provvede a separare la parte umida dalla parte secca. Le due tipologie di materiali passano sotto ad una grande calamita che serve a recuperare i metalli ferrosi che sono stati erroneamente conferiti dai cittadini nell'indifferenziato. Il ferro, così recuperato, verrà inviato al riciclo. Ma cosa succede alla parte umida e alla parte secca dei rifiuti così separati? La parte umida, mediante i nastri trasportatori, viene avviata al capannone di biossidazione, dopo essere stata stabilizzata e trasformata in FOS, frazione organica stabilizzata. Sarà utilizzata per la gestione ambientale della discarica. La parte secca, composta da materiali non riciclabili, viene caricata sui camion e trasportata al termovalorizzatore di Foci, dove verrà utilizzata come combustibile per la produzione di energia elettrica. I rifiuti organici, differenziati nelle nostre case, gli scarti, gli avanzi di cucina, i residui del piccolo giardinaggio domestico, vengono scaricati nelle apposite fosse di stoccaggio e mescolati con altri rifiuti organici derivanti dalla manutenzione del verde, potature, sfalci, ramaglie, precedentemente triturati. Il materiale, una volta miscelato, viene depositato in grossi cumuli e in questa fase prende il via il naturale processo di trasformazione biochimica, accelerato dall'insufflazione forzata di aria. Dopo 30 giorni, il rifiuto organico viene trasferito dal capannone di biossidazione a quello di maturazione, dove continua la sua trasformazione per altri 60 giorni. Al termine di questo periodo di 90 giorni, il rifiuto organico compostato passa alla fase di raffinazione, un processo necessario per eliminare tutte le impurità e le frazioni estranee ancora presenti nei cumuli. Dopo tutti questi passaggi abbiamo il compost, pronto per essere utilizzato come ottimo fertilizzante anche in agricoltura biologica. Nell'impianto ogni lavorazione è svolta con grande cura e attenzione all'ambiente. Un presidio ambientale molto importante è rappresentato dal biofiltro, uno strato di legno triturato dove viene fatta passare l'aria aspirata dai capannoni. Questo sistema di filtrazione naturale permette l'abbattimento delle emissioni odorigene. Siamo nel piazzale dove vengono scaricati la carta e il cartone provenienti dalla raccolta differenziata. La gru alimenta un nastro trasportatore che porta il materiale a un macchinario che separa per dimensione la carta dal cartone. I due flussi vengono convogliati nella cabina di selezione, dove passano al vaglio del personale addetto,
che elimina tutto ciò che non è fatto di materiale cartaceo. Così ripuliti, raggiungono una pressa che li compatta in balle di circa 2 metri cubi. Le balle vengono pesate, etichettate e depositate in attesa di essere inviate alle cartiere, dove verranno utilizzate come materia prima seconda al posto della cellulosa vergine. Nell'impianto è presente anche una sezione dedicata alla gestione dei rifiuti provenienti dalla raccolta del multimateriale, imballaggi in plastica, tetrapack, vetro, alluminio e acciaio. La pala meccanica avvia questi rifiuti verso un macchinario che lacera i sacchi, in modo che il contenuto sfuso proceda verso una potente elettrocalamita che attrae e separa tutti i materiali ferrosi dal resto dei rifiuti. I rifiuti rimanenti a questo punto passano da una cabina di selezione manuale, dove il personale addetto rimuove gli eventuali materiali non compatibili con le operazioni successive. Il percorso prosegue facendo passare i rifiuti sotto un potente aspiratore, grazie al quale le frazioni leggere come le plastiche, le lattine in alluminio e il tetrapack vengono separate dal vetro, materiale più pesante che rimane sul nastro trasportatore. Un induttore magnetico separa successivamente tutti i rifiuti in alluminio dalle frazioni leggere aspirate. Il vetro, infine, viene controllato manualmente in una apposita cabina di cernita. Il risultato di tutte le fasi di separazione sono queste balle compresse di materiale omogeneo che vengono avviate al riciclo. Vetro e ferro saranno invece caricati sfusi su appositi mezzi per essere trasferiti alle industrie per le ulteriori lavorazioni. In questi piazzali sono stoccati tutti quei materiali che vengono chiamati materia prima seconda, come plastiche, alluminio, tetrapack, carta e cartone, che sono pronti per essere inviati a impianti e industrie specializzate per la produzione di nuovi beni di consumo. Tutto ciò è necessario a ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali e salvaguardare il pianeta. Il nostro viaggio alle cortine finisce qui, ma quello del riciclo e dello sviluppo sostenibile va avanti.